Ciao, io sono Gianluca del Fab Lab del Museo Universitario delle Scienze. Oggi vi illustrerò cosa sono gli scanner 3D e come e per cosa possono essere utilizzati. Gli scanner 3D appartengono ad una famiglia di strumentazioni molto ampia che utilizzano principi molto diversi, tra i quali il contatto tra lo strumento misurante e l'oggetto da misurare. In generale, gli strumenti più semplici di misurazione utilizzano il principio di contatto, come ad esempio il calibro. Il calibro è uno strumento utile alla misurazione degli oggetti composto da una barra fissa con un'asta graduata e un secondo braccio mobile che trasla rispetto al primo. La traslazione ci darà la dimensione oggettiva del reperto che andiamo a rilevare. Gli strumenti invece che non utilizzano il contatto tra lo strumento misurante e l'oggetto da misurare utilizzano un sistema composto dalla proiezione di una luce codificata su un oggetto ed un sensore. Questo poi verrà elaborato da un software che trasformerà le proiezioni di questa luce codificata in punti nello spazio che poi potranno essere trasformate in poligoni. Ma perché utilizzare scanner 3D? La creazione di modelli tridimensionali digitali può avere innumerevoli scopi. All'interno di un contesto museale, come quello del Museo di Trento, gli scanner vengono utilizzati per la creazione di archivi digitali di reperti, archivi digitali che poi possono essere utilizzati e condivisi per la ricerca. Ma questo tipo di strumento può essere utile anche allo svolgimento delle attività di un Fab Lab. Immaginiamo di non avere informazioni dimensionali di un oggetto e volerlo replicare, se non anche modificarlo. Quindi possiamo andare a scansionare il nostro modello tridimensionale, gestirlo con software che riescono a interagire con i poligoni del modello e nel caso anche andarlo a stampare con la stampante 3D. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cos'è uno scanner 3D. Uno scanner 3D è innanzitutto un sistema ottico attivo che permette di acquisire misure e distanze grazie al riconoscimento da parte di un sensore elettronico una luce codificata diversa dalla luce ambientale. La scelta della tipologia di sensore da utilizzare in rilievo è funzione di due fattori principali, la dimensione dell'oggetto da rilevare ed il livello di dettaglio atteso. In generale, per oggetti di piccola volumetria, vengono utilizzati sistemi basati sulla triangolazione, mentre per volumetrie maggiori e distanze di acquisizione che possono raggiungere anche le centinaia di metri, abbiamo le strumentazioni basate sul principio di tempo di volo. Mentre in quest'ultimo caso l'acquisizione delle distanze e dunque la ricostruzione tridimensionale dello spazio avviene sulla base della misurazione del tempo di andata e ritorno del segnale luminoso, nel caso di sistemi a triangolazione il principio di funzionamento è diverso. La maggior parte dei sistemi a triangolazione sono costituiti da un emettitore di onde luminose e uno o più sensori passivi posizionati ad una distanza nota, detta base. In questi sistemi una serie di componenti meccaniche e specchi direzionano il segnale luminoso che viene acquisito dopo essere stato riflesso su un sensore. I sistemi di acquisizione dei dati tridimensionali nelle strumentazioni a triangolazione sono differenti, dal più semplice caso dell'utilizzo di un singolo spot laser a quello di una lama di luce che colpisce l'oggetto, fino al caso della proiezione di pattern. Quest'ultimo sistema è quello utilizzato dallo scanner che analizzeremo oggi. Quando parliamo di pattern, indichiamo una serie di segni codificati, conosciuti dalla macchina. Questi segni vengono proiettati sull'oggetto da rilevare. Questa deformazione che avviene sull'oggetto viene elaborata da un software per la creazione delle coordinate tridimensionali. Vediamo dunque la strumentazione che utilizzeremo oggi. Il sistema scanner 3D che utilizziamo è composto da due parti, una parte hardware e una parte software. Per parte software intendiamo il programma che gestisce tutti i rilievi effettuati dallo scanner ed è fornito dalla casa produttrice dello scanner. Per la parte hardware intendiamo invece il sistema composto dal proiettore,
le due camere che vanno a rilevare la proiezione del pattern sull'oggetto e il piano rotante. Poniamo lo scanner ad una distanza variabile tra i 50 e gli 80 cm rispetto all'oggetto che andremo ad analizzare. Apriamo il software FlexScan attraverso il quale calibreremo lo scanner. Creiamo un nuovo progetto. Come detto, è fondamentale calibrare la macchina. Da software, attraverso l'opzione Pattern, selezioniamo Flujo. Ora posizioniamo nell'area illuminata dal proiettore la tavola di riferimento. Come possiamo vedere, sulla tavola viene proiettato un pattern. Questo deve risultare ben visibile ad occhio nudo. Nel caso non lo fosse, è necessario mettere a fuoco il proiettore mediante la soniera. Fatto ciò, operiamo sulle due camere, andando ad impostare l'apertura focale per alfa. Solitamente, per avere una buona profondità di campo, è consigliabile impostare l'apertura del diaframma con un valore uguale o superiore ad 11. Impostato il diaframma delle camere, andiamo ad osservare la corretta esposizione. Nel caso non lo fosse, possiamo modificare il valore legato all'esposizione o valore della luminosità. La corretta esposizione può essere verificata osservando i quadri della input delle camere. Se compaiono zone di colore rosso, abbiamo un fenomeno di sovraesposizione, che può essere corretto andando a modificare i valori di esposizione e luminosità. Settate le camere e il proiettore, iniziamo la vera e propria fase di calibrazione. Dalle immagini rilevate, il software dovrà riconoscere la griglia presente sulla tavola. Se l'acquisizione è avvenuta in modo corretto, il programma creerà una seconda griglia sovrapposta a quella presente sulla tavola. Ripetiamo questa operazione n volte, posizionando la tavola a diverse distanze e angolazioni, in modo da avere più dati di riferimento. Raggiunto un numero congruo di acquisizioni, avviamo la calibrazione, che ci darà la percentuale di copertura del nostro scanner. In questo momento, il sistema scanner 3D composto da proiettore e camere è stato calibrato, quindi possiamo sostituire alla tavola l'oggetto da scansionare. Posizionato l'oggetto, controlliamo che sia inquadrato per almeno 2/3 dalle due camere e che l'esposizione sia corretta. Effettuato questo controllo, possiamo avviare la prima scansione. Il software elabora le immagini acquisite e ne restituisce, in questo caso, un modello poligonale. Ruotiamo l'oggetto rispetto al sistema, controllando che ci sia un'adeguata area di sovrapposizione tra l'inquadratura precedente e l'attuale. Effettuiamo una seconda scansione e, una volta generato il modello poligonale, il software allineerà in automatico i due modelli in base alla geometria. Questa procedura automatica può non andare a buon fine. In questo caso possiamo procedere con un allineamento manuale di massima, traslando e ruotando l'ultimo modello generato, in modo da minimizzare le distanze tra i diversi modelli e facilitare il processo di allineamento automatico. Come vedete, ci sono elementi rilevati non appartenenti all'oggetto. In questo caso possiamo selezionarli e eliminarli. Una volta completate le scansioni, dobbiamo combinarle per ottenere un unico modello. Anche questo processo è completamente automatico. Un'ulteriore fase permette di finalizzare l'allineamento. A questo punto abbiamo il nostro modello tridimensionale, che può essere esportato in diversi formati. Abbiamo visto come creare un modello digitale partendo da un oggetto reale. In museo, ad esempio, utilizziamo questa tecnologia per analizzare le caratteristiche dei nostri reperti o per mostrarli ai visitatori, senza bisogno di manipolarli.